All'alba del 15 aprile 1987, Federico Caffè uscì dalla sua casa romana e sparì, senza lasciare traccia. Sul comodino accanto al letto rimasero i suoi occhiali, la carta d'identità e l'orologio, oggetti non necessari per il luogo in cui l'economista aveva deciso di andare, un luogo che tutti ignoriamo. O forse qualcuno lo sa dove volle andare Federico Caffè, forse sa anche perché, o se sia semplicemente sparito per un altrove reale, o se abbia messo in atto un suicidio così perfetto da non poter essere provato per assenza del corpo. Di certo c'è che per l'economista pescarese erano giorni difficili, era un periodo difficile, con quell'età della pensione arrivata troppo presto ad allontanarlo dai suoi studenti, con la morte dell'amatissima tata, con la malattia del fratello e infine pochi giorni prima della sua sparizione, il suicidio plateale e scioccante di Primo Levi. Federico Caffè nasce a Pescara nel 1914 da una famiglia modesta. A scuola è bravo, la madre lo capisce subito ed è grazie anche ai suoi sacrifici ostinati che il ragazzo va avanti anno dopo anno. Federico frequenta e si diploma brillantemente presso l'Istituto Tecnico Tito Acerbo della città. Dalla madre, a cui Caffè rimarrà sempre attaccatissimo, e da alcuni singolari insegnanti dell'istituto, assimila il rispetto e l'amore per la cultura letteraria, musicale ed estetica. La signora Erminia, consapevole delle qualità intellettuali del figlio, venderà un piccolo podere per permettergli di frequentare gli studi universitari. Anni dopo, Federico Caffè lo volle ricomprare. Caffè ama l'arte, la musica soprattutto e il suo violino, ma viene indirizzato verso studi più solidi di ragioneria. La musica però lo accompagnerà sempre. Al cinema, sin da ragazzino, è rapito dalle colonne sonore. Lo zio Antonio, amico del pittore Michetti, riporta da Parigi una delle prime macchine di proiezione cinematografica ed apre il locale Excelsior. Il giovane Federico, che i parenti chiameranno sempre Vinicio, ne rimane affascinato e collabora con lo zio vendendo i biglietti e curandone la contabilità. Passa attraverso i doveri della guerra e gli ideali della resistenza, sempre rinnovando il suo impegno civile e politico, ma mai candidato. Dalla Banca d'Italia alla Commissione Economica della Costituente fino all'insegnamento universitario, Federico Caffè è pronto. Le sue teorie economiche di stampo keynesiano non trascurano i principi di giustizia sociale e di uguaglianza. La sua è un'economia dal volto umano in cui le idee prevalgono sugli interessi e che proprio per questo, per alimentarle quelle idee, non può fare a meno della cultura. Ma soprattutto l'economia deve servire ai deboli e ai bisognosi e poiché il mercato è creazione umana, l'intervento del pubblico, secondo Caffè, è componente necessaria e non distorsiva o vessatoria. Io stringo sulle spese goodbye, macellai, non ho salvata night da sceicco del Dubai e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo, non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco, non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo, man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Caffè era curioso di tutto, scrittore infaticabile, avido di letture e di informazioni che coltivava giorno e notte, sempre con la sua amata musica in sottofondo, Mahler, per esempio. Fino a quel giorno di 30 anni fa, difficile da accettare, forse non da spiegare, nel 2004 la storia dell'economista venne portata a teatro grazie al testo di Mario Moretti e alla regia di William Zola. 13 anni dopo, proprio al Teatro Massimo, che ospitò la prima dello spettacolo, la Fondazione Pescara Abruzzo ha presentato la pubblicazione del testo teatrale integrale di Moretti, edito da Janieri. Ad aprire l'incontro, le riflessioni di William Zola, della vicepresidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicoletta Di Gregorio, e di Ugo Perolino, docente dell'Università d'Annunzio. La Fondazione Pescara Abruzzo ha inteso con questa ultima pubblicazione omaggiare uno dei più grandi economisti degli ultimi tempi, Federico Caffè, pescarese, che ha dato un impulso nuovo e una visione, come dice lo stesso titolo del libro di Mario Moretti,
vedere attraverso gli occhiali di Caffè, significa vedere l'economia come qualcosa non di distante dalle persone, ma anzi mettere la persona umana al centro dei valori dell'economia, quindi l'economia al servizio dell'essere umano per una società più equa, più giusta. L'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini, farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Forse unire e coinvolgere le scuole attraverso due mezzi forti di comunicazione, quale il libro, la scrittura e la parola detta, quindi recitata, possono meglio far capire il personaggio Federico Caffè e le sue idee e soprattutto entrare meglio in empatia con ciò che il famoso economista diceva. 28 marzo 1985, qualche istante prima della controassemblea voluta dagli studenti di economia politica, entrano Giuditta Iovane e Paolo Ramazzotti, gli studenti che hanno organizzato l'incontro. Meno male che è intervenuto Caffè, quello stronzo del preside non voleva proprio darci la parola per la nostra controassemblea. E perché? È un nostro diritto, no? Ma come? Le BR ci ammazzano il professore e noi non possiamo neanche dibattere per cercare di capire cosa sta succedendo nel nostro paese. Neanche nella nostra facoltà, se mi permetti, Giuditta. Perché le BR sono venute a far fuori Tarantelli proprio qui, nel nostro parcheggio? E perché gli altri studenti se ne sono potuti di fuori con le politiche? Perché nella Camera Ardente parlavano solo quelli del governo. Qualcuno dice che il pensionamento sia stato diciamo il motivo chiave proprio della sua scomparsa, cioè il non avere più a che fare così direttamente e quotidianamente con i giovani, con gli studenti, pur nella diversità e talvolta anche nelle aspre polemiche che aveva con i suoi studenti. Certo, ritengo questa analisi molto giusta. Federico Caffè aveva un rapporto particolare con gli studenti, proprio perché partiva da quel famoso concetto dell'essere umano, quindi vedeva gli studenti anche come persone che dovevano essere invogliate in un dialogo, appunto in un rapporto dialogico, per far meglio comprendere quelle che erano le capacità reali dell'economia con le capacità di ogni persona, perché l'economia, lo Stato è fatto da persone e le persone, e lui ha formato tantissimi poi personaggi importanti, diciamo Draghi per tutti, che hanno fatto della loro vita pubblica un modo di essere e di portare avanti la società italiana e anche europea. Pianta! E pianta! Professore, non ci incanti con il tuo populismo. Sei un uomo come gli altri, un uomo di potere, un emissario di Banca Italia venuto in mezzo a noi per confonderci le idee. Io sto parlando delle contraddizioni economiche del nostro paese, ma se sono in errore, se qualcuno dei miei argomenti che ho trattato lei ha il diritto dovere di rimarcarlo, parli pure, se può fare a meno di insultarmi, sarò grato. Il 68 è passato solo da un anno, professore. Non invano, spero. Lei ci parla di economia, ma non si sofferma a sufficienza, a mio modo di vedere, sul pensiero rivoluzionario di Marx. Io considero Marx un teorico, non un agitatore. D'altra parte, questa è un'assemblea mista di studenti e professori, se non sbaglio. I miei corsi sui grandi economisti, Marx, Ricardo, Adam Smith, Marshall, Keynes, eccetera, eccetera,
li tengo in facoltà. Lo so, sono un suo studente. Così la lettura scenica proposta in occasione della presentazione del libro Gli occhiali del professor Caffè. Ma il copione integrale andò effettivamente in scena nel 2004 e proprio al Teatro Massimo. Quell'esperienza e quella di oggi? Ma l'esperienza del 2004 fu veramente un evento importante. Avevamo anche l'encomio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che ci mandò un bellissimo telegramma che io lessi al pubblico. C'era l'interprete di eccellenza che era Virginio Gazzolo, che faceva il Caffè, ed era uno spettacolo completo nel senso di scenografia nella sala grande, con costumi, scenografie, ambientazione e musica dal vivo, fra le altre cose. Questa è un'occasione diversa, è una ripresina, possiamo usare questo termine, in occasione appunto della pubblicazione, grazie alla Fondazione Pescara Abruzzo, del testo scritto da Mario Moretti nel 2004, e con tutta una serie di note, connotazioni, aneddoti, spigolature, foto, che riguardano un po' la figura dell'autore Moretti, un po' qualcosa sulla mia storia teatrale, e poi insomma queste note da parte del presidente della fondazione, il professor Mattoscio, e il testo integrale, appunto, Gli occhiali del professor Caffè. Una lettura scenica con gli attori che vedete qui a mio fianco, che sono gli attori della Torre del Bardo, quelli che fanno con me l'estate Shakespeare a Villa Sabucchi, e che diranno anche loro adesso qualcosa su questa lettura scenica. Che cosa potrei aggiungere? Che il taglio è diverso, ovviamente, nel senso che nel 2004 c'erano i personaggi in scena che recitavano a memoria i brani del lavoro. Questa sera faremo un'estrapolazione di 4-5 scene, quelle un po' più topiche, più importanti a nostro giudizio, e le leggeremo con i copioni a mano, un po' come quando si fa una prova aperta in un certo senso, no? Però insomma l'atmosfera, il clima, le luci, le diapositive, insomma c'è tutto quello che può essere anche insomma un reading teatrale fra virgolette. Incentrata su questa figura molto particolare di un uomo intelligentissimo, sensibilissimo, che ha lanciato questo grido di allarme, che ha scritto quest'ultima lezione proprio uscendo di scena, in maniera silenziosa, come fece Ettore Majorana. Ad esempio, mi piace molto associare la figura di Caffè al grande scienziato, no? Italiano, dei famosi ragazzi di Via Parinsperna, con Fermi, Amaldi e quanto altro. Lanciando quest'ultima lezione, quest'ultimo messaggio, quasi a monito, no? Di che cosa sarebbe accaduto, e infatti le stiamo pagando le conseguenze oggi, del caos in borsa, delle speculazioni, della disonestà intellettuale della classe politica, dei grandi manager, e chi ne soffre ovviamente sono i cittadini, cioè noi, che subiamo un po' le conseguenze di questi misfatti che ci passano sopra le nostre teste. Quindi credo che sia un messaggio di un'attualità veramente disarmante per certi versi. Gli occhiali del professor Caffè, quel titolo. Gli occhiali sono proprio un elemento narrativo scelto proprio per il titolo, sono quei famosi occhiali che poi Caffè lasciò sul comodino prima di allontanarsi e sparire. Lasciò gli occhiali, lasciò il suo documento, il suo orologio, quindi il tempo, gli occhiali, quindi una vita si ferma, una sorta di spogliazione, ed è sparito. Quindi questo suo grido, questo suo segnale, quasi un sacrificio, fra virgolette, oserei dire, che ci arriva ancora oggi a noi. E difatti noi chiudiamo la pièce teatrale con Mario scrisse una cosa molto bella alla fine, questo incontro immaginario fra un ex studentessa e il professor Caffè che torna nel suo studiolo alla Sapienza, e Giuditta Iovane che chiude lo spettacolo e che grida quasi con un grido disperato, un po' mi viene in mente il quadro di Munch, no? L'urlo, e che grida appunto: professore, la prego, ritorni, perché abbiamo ancora bisogno di gente come lei. La prego, abbiamo ancora bisogno di gente come lei. Quindi di gente intellettualmente onesta, seria, altruista, con un keynesiano doc, come si usa definire Caffè, un utopista, un riformista,
che è però scomodo, no? La chiave poi dello spettacolo in questo appello finale, in questo grido finale, di, insomma, il grido di uno degli studenti di Federico Caffè, che sono centrali nella sua vita, e che implora il suo ritorno, il ritorno di qualcosa di cui si ha bisogno, di qualcuno di cui si ha bisogno. Certo, Giuditta Iovine dice appunto, professore, abbiamo ancora bisogno di gente come lei. E, personaggio, tra l'altro il mio, viene definito dal professore come la passionaria ed è un personaggio davvero interessante, prende tutto molto a cuore, e, crede moltissimo e si lascia convincere dalle parole del professore e lotta per quello in cui crede, quindi un personaggio molto positivo. E tra l'altro il testo, devo dire la verità, è di un'attualità sconvolgente, ancora oggi quei concetti sono validissimi, ancora oggi, quindi vuol dire che le cose non sono molto cambiate. Una figura che sembra quasi uscita dalla fantasia, nel senso della grande integrità morale, nella sua speciale purezza, nella sua capacità di coltivare il dubbio senza perdere energia, almeno finché ha avuto la possibilità di restare attivo all'interno della facoltà, e che ci ha offerto degli insegnamenti che sono profondamente attuali. Si garantiscono anche i più deboli, ma si proteggono i poteri forti. Vorrei stravolgere provocatoriamente il mio pensiero. Non ho propensione né per gli stati forti né per i palazzi. Parte per il palazzo Cocchi via Nazione. Lei aveva sbagliato il Banco d'Italia. A differenza di altre istituzioni, è sempre stata una struttura indipendente che ha saputo difendersi dalle batte politiche. Io sono stato chiamato come consulente economico dal governatore di Banca Italia. Faccio le mie analisi, le espongo e spesso non condivido la linea economica dell'istituto. Io credo nel primato della politica economica sulla politica. Lo Stato deve effettuare controlli che condizionano le scelte individuali, senza mettere toppe colorate al sedere. Non ci serve un vestito da arlecchino, ma una tuta di lavoro. Certo, poi ci sono gli aspetti umani del suo privato, il fratello che non stava bene, questa tata che muore, tutti i suoi giovani allievi o colleghi che vengono ammazzati dalle BR, o che perdono la vita per incidenti stradali e quarto anno, ma soprattutto la mazzata finale è il fatto che lui non, per l'aggiunti limiti di età, va in pensione e quindi lì c'è un crollo psicologico, perché il rapporto con gli studenti, che era quotidiano, quasi assillante, lui si nutriva di questo e nutriva gli studenti con questa sua presenza, con questa sua dottrina filosofica ed economica, crolla probabilmente. La morte di Enrico di Primo Levi, così tragica, così cruenta, no? A Torino, eccetera, quindi insomma credo che abbia, come posso dire, lo abbia convinto, deciso di uscire di scena. Forse gli occhiali del professor Caffè, se li inforcassimo tutti, come faccio io adesso, potrebbero aiutarci a vederci meglio. Sicuramente è una persona che non lascia indifferenti, perché comunque, come diceva il buon William, è un utopista, quasi un visionario. E poi nel mio caso, che faccio la parte di un 68ino incacchiato, mettiamolo così, che lo contesta fortemente proprio davanti a tutti gli altri studenti, beh, lì. Fino a diventarne poi in realtà anche amico in un certo senso. Assolutamente, ma io personalmente sono convinto che quando c'è un contrasto è perché ci sono proprio dei poli che si attraggono in qualche maniera e creano un attrito, una scintilla. In quel momento probabilmente la ricerca di risposte di questo ragazzo necessitava di uno scontro, che poi ha portato lo stesso ragazzo a laurearsi col massimo dei voti e a diventare un grande sostenitore di Federico Caffè. È strano comunque rivedere, rimettere insieme il tutto, studenti, professori, vari modi di vedere la vita, vari modi anche di cercare di limpidamente migliorare la società e vari modi che spesso falliscono, perché Caffè da una parte verrà sopraffatto appunto da questo capitalismo aggressivo, Parboni in un certo senso fallirà perché il suo tipo di rivoluzione si rivelerà a sua volta in utopia, e quindi resta tutto sospeso appunto nel grido di Giuditta. Comunque abbiamo bisogno di gente pulita, limpida e profondamente etica, cioè di dei valori che portino avanti la nostra società. Luigi Ciavarelli, i colleghi di Caffè, secondo te, come lo vedevano? Erano tutti
tra virgolette, sudditi di Caffè. Dipendevano da Caffè. Caffè era il leader, il capo. Erano tutti molto affezionati. Tra l'altro io sono una memoria storica, perché ho interpretato il professor Ruini nel 2004 e faccio ancora il professor Ruini oggi, quindi penso di dover avere diritto a una pensione, non sono sicuro. Ma c'è una parte molto, molto bella, la parte finale dello spettacolo, dove sia Luigi e io leggiamo alcune parti, dove si spiega quello che forse potrebbe essere capitato. Quindi sostanzialmente la parte finale è molto interessante, perché rende un po' chiara la situazione. La tua è una parte importante, perché era importante nella vita di Federico Caffè. La governante, la quale governante si comporta come una madre verso i due professori. E questa cosa mi piace molto. Federico e Alfonso, pescaresi, abruzzesi, pescaresi, la governante pescarese, con tutta questa bella lingua nostra italiana, il vernacolo poco a poco ci sta proprio bene. Se uno pensa che per far passare un mal di stomaco che ci fosse porcheria, si sbaglia. Per il male di stomaco, professore, ci vuole la ricetta di mia zia Giacinta. E cioè? Peperoncini a tutte le ore. A guidare questa presentazione del libro, perché anche questo è, abbiamo parlato con Zola un po' dell'aspetto teatrale di questo testo, che effettivamente era un copione teatrale e oggi è un libro edito da Janieri. Dicevo, a guidare questo incontro c'è Ugo Perolino, docente anche, e proprio sull'aspetto dell'insegnamento che vorrei farti la prima domanda, perché dicevamo, abbiamo detto, si sa che era particolarmente importante, centrale nella vita di Federico Caffè, il suo rapporto con gli studenti. Un rapporto talvolta conflittuale, talvolta controverso, ma come dire, sempre attivo e fattivo e vivo, ecco, vitale e vivo. Per cui credo che sia un bel modo per avvicinare poi i giovani allo studio anche di materie così apparentemente fredde. E certo di Caffè non si può dire che abbia reso arida l'economia, ma anzi che l'abbia umanizzata. Sì, indubbiamente sì, la vitalità di questo testo, che si ispira in parte alla biografia di Ermanno Rea e in parte la aggiorna, la modifica e la vivacizza attraverso la tecnica del dialogo teatrale, la vivacità di questo testo, dicevo, ci dimostra come ancora la figura di Caffè sia interessante per il suo lascito, per il suo insegnamento, ma quasi direi come un simbolo del rapporto che l'università, il sapere, può avere con la società, e per fertilizzarla, per mettere in crisi delle verità acquisite, per aprire delle alternative di pensiero. E il fatto che oggi torniamo a interrogare questa figura è quasi simbolica, gli anni hanno aggiunto valore al simbolo Caffè. Oggi tutti sono bravi a dire Caffè aveva capito tutto, ma se aveva capito tutto, quelli che non avevano capito e che oggi hanno capito, perché non cambiano? Ma in realtà queste sono questioni, diciamo, politica, economica, estremamente complesse. Forse il libro non ha l'ambizione di rispondere a queste domande, ma di aprirne anche di nuove. Credo che il dato fondamentale che il lettore troverà rileggendo questo testo o guardando lo spettacolo teatrale è quello di un dialogo aperto, di un metodo di lavoro problematico, centrato sull'idea che l'economia deve servire ai bisogni della società e dell'essere umano e non il contrario. È ovviamente un'idea utopistica, contiene un nocciolo di utopia in sé, però è molto bella la frase, e chiuderei con questa, che il curatore ha scelto per sigillare il volume, ha scritto nella controcopertina, è una frase di Caffè e suona così: l'utopia non è che l'anticipazione di una ricerca che deve solo superare il presente. Dopo gli insegnamenti a Messina e Bologna, è chiamato a Roma come professore ordinario presso la Facoltà di Economia e Commercio, succedendo nella cattedra ad Oddone Fantini. Da ora il suo impegno sociale si concentra sull'insegnamento, anche se rimane consulente della Banca d'Italia collaborando con i governatori Menichella e Guido Carli.
indicando i suoi studenti, diceva: «Questi sono i libri che non ho scritto». Paragonava le oltre 1000 tesi assegnate, scrupolosamente corrette ed annotate, al catalogo di Don Giovanni. «Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padr mio, un catalogo gli è che ho fatti io. Osservate, leggete con me, osservate».